A 2 settimane dal debutto, siamo senza regista. Ciao, Verona! Non ce la faccio, è troppo lunga. Sono 9 versi. Sì, infatti, c'è pure sta palla dei versi. Non è un'idea mia. Ah, no? No, è Shakespeare che scrive così. Chi? Senza perdere tempo sono partito per trovare una moglie da una rosa. Avete voi una figlia da marito di nome Caterina, bella e gentile? Ho una figlia di nome Caterina. Peccato sia insopportabile, manesca, testarda, litigiosa, bisbetica. Resta lì, non mi scappi! Ti scappo come voglio e tu non mi prendi! Le sfodero il mio stile di conquista! Sarò pirata o poliziotto se lo vuole. Sarò un signore. Non è questo lo spettacolo che ho venduto al teatro, chiaro? Il pubblico deve sapere che la bisbetica è teatro nel teatro. Ciao, Grumio, come stai? Hola, Grumio. Come stai? Che novità ti porti, vecchio mio? Vecchio sarai tu. Ma bianca noiosissima maestra. Che è questo? Shakespeare fa arrivare Petruccio al matrimonio vestito come un barbone sul ronzino spelacchiato. Teatro ha senso se è vivo! Io penso che questa sia la sfida, quella di rendere attuali queste parole. Tu adesso dici esattamente tutto il monologo così come scritto sul copione. Perché voi ci godete a vedermi soffrire, schifosi bestie? Fingerò un riguardo eccessivo e intanto la tormento, la sfinisco, finché non sarà vinta, sfatta. Domata. Io sono pronta a questo gesto. D'amore. Ecco la mia mano. Ma tu sei una privilegiata, Ada. Cosa ne sai? La rabbia. La frustrazione. L'umiliazione di vedersi affidare una piccola parte a una paga di merda da 50 anni. Don't stop me.